Sì, arriva alla fine, ma è il secondo anno consecutivo che noi riduciamo le tasse. Per fare questo abbiamo la necessità di essere vagliati dal Ministero dell'Economia, che deve vedere se noi abbiamo i conti veramente in regola, i conti in ordine, le carte in regola, quindi la nostra solidità finanziaria. Oggi la Regione Abruzzo è solida, il sistema sanitario è in equilibrio, paghiamo addirittura a 59 giorni i nostri debiti commerciali, quindi siamo perfettamente in regola con la direttiva europea, non è una novità grande per l'Abruzzo. Abbiamo coperture per far fronte a tutti i debiti che abbiamo e quindi siamo una regione oggi normale che può addirittura ridurre e restituire agli abruzzesi una parte delle tasse che per effetto di una cattiva gestione della sanità furono inserite appunto per combattere questo. Oggi non ne abbiamo più bisogno, è il secondo anno consecutivo, nei prossimi anni avremo la possibilità di investire fortemente, non abbiamo più debiti, non abbiamo più perdite da coprire, quindi ormai siamo una regione che può investire tutto quello che ha per migliorare il suo livello qualitativo e anche i livelli essenziali di assistenza. Mi sembra che oggi siano stati al tavolo di monitoraggio certificato il fatto che la Regione Abruzzo per la sua volta, prima volta nella storia, ha i livelli essenziali di assistenza nei confronti dei cittadini che sono matematicamente adempienti, cioè anche la Regione Abruzzo sarà a settembre una regione che verrà certificato il fatto che eroga ai propri cittadini i livelli di assistenza. Non era mai accaduto in 40 anni della Regione Abruzzo e di conseguenza noi siamo molto soddisfatti. Abbiamo dimostrato in sostanza cosa? Che si possono ridurre le tasse, si può ridurre il debito e si possono migliorare i servizi ed è questo che i cittadini si aspettano dagli amministratori. Non ne possono più di tasse e di debiti che poi vanno a erodere la possibilità per i propri figli di mantenere gli stessi servizi e le stesse situazioni.